But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Mas Morro do Dendê também é terra.
Per il quarto di finale di ritorno del torneo della Valle siamo qui con Andrea Cammarata, giocatore della squadra di Mezzaparola. Andrea, ti faccio i complimenti, ma comunque sono dei complimenti estesi a tutta la squadra per questa impresa che, come adesso ci analizzerai tu nel primo tempo, era sicuramente una missione, diciamo così, off limits, perché dopo comunque la bellissima prestazione della partita d'andata avete chiuso questo primo tempo per 5-0 sotto, quindi comunque un risultato che sicuramente non era dalla vostra parte. Analizzami, lascio parlare te, perché comunque la partita l'hai vissuta in entrambi i tempi, credo, con un carisma forse diverso. Il primo tempo un po' in un modo, il secondo tempo un po' in un modo. Ti lascio analizzare a te la partita. Ma sicuramente siamo entrati in campo un po' sconnessi. E tanto è vero che dopo 5-10 minuti, credo, già stavamo 2-0 sotto. Se non esattamente sbaglio. All'ottavo già state 3-0 sotto. 3-0, perfetto. E quindi è chiaro che poi subisci la botta, però siamo riusciti, non si sa come, poi magari basta un gol, anche il rocambolesco, abbiamo preso comunque un palo, un'occasione sempre il primo tempo, poi nel secondo abbiamo fatto il primo gol e si vedeva che stava cambiando qualcosa, ne abbiamo subito un altro e poi insomma siamo stati bravi a crederci fino in fondo e loro si sono sicuramente un po' abbassati e spaventati, quindi ne abbiamo approfittato anche con un pezzo di fortuna e ora siamo qui a festeggiare, insomma. Andrea, secondo te qual è stato invece un merito vostro nella ripresa e un demerito loro proprio nel secondo tempo? Ma sicuramente il primo gol nostro è stato un po' rocambolesco, quindi una volta sai che fai il primo, credi, cioè ti entra in testa il fatto che magari fatto il primo ne puoi fare altri, nel calcio a 7 è così, ogni azione può essere un gol, quindi loro chiaramente sono spaventati, poi ho visto qualche cambio strano, forse qualcuno era infortunato, anche un po' di tensione alla fine, però potevano passare loro come potevamo passare noi, alla fine ce l'abbiamo fatta con un rigore alla fine, quindi meglio così. Andrea, abbiamo visto una tua semi-magia all'incirca al quinto del secondo tempo, quando hai stoppato quella palla e poi a giro hai preso la traversa, quindi forse è segno che comunque già proprio da quel tiro abbiamo visto una ripresa proprio di Mezzaparola. Sì, lì diciamo che vai tutto distinto, quindi fai cose che magari di solito neanche pensi di fare. Purtroppo non è entrata, ma l'importante oggi non era fare bei gol o cos'altro, era passare, quindi l'importante è che ci siamo riusciti. Andrea, a questo punto ti chiedo anche un messaggio un po' che manderei ai tuoi compagni, perché la prossima partita contro Hoekstra, diciamo, non c'è il match andata e ritorno, sì. Quindi non vi potete sicuramente permettere un primo tempo magari un po' così e poi una ripresa tutta ripresa. Dobbiamo utilizzare questa partita come lezione, poi insomma speriamo di recuperare Simone che è infortunato, è importantissimo, e poi niente, ce la giochiamo fino in fondo, anche lì bisogna metterci la grinta più che altro. Hai parlato di Simone, quanto pensi sia mancato, non dico forse nel secondo tempo perché la difesa è stata più coesa, parlo più della prima frazione di gioco. Diciamo che sostituire Simone è difficile perché ha un atletismo che non tutti hanno, visto che è rapido, forte fisicamente. Secondo me non abbiamo giocato malissimo dietro, il problema è che a volte salivamo con i due terzini e lasciavamo Vittorio 3 contro 1, 2 contro 1 e poi lì è complicato. Forse proprio perché siamo entrati in campo pensando di segnare, non di coprire il risultato, ci siamo scoperti troppo e quindi abbiamo subito 3 gol che ci hanno un po' spiazzato. Andrea, ti faccio un'ultima domanda per chiudere. Un risultato secco per questa partita, per questa semifinale. Un pronostico? Sì, secondo te. Visto oggi non meno di 7-6, insomma. Speriamo per noi, quindi. Diciamo partita rocambolesca, anche quella, chi la vince, però, la vince. Però dai, è più bello così, invece delle partite monotone. È invidioso Stefano della mia intervista, visto che oggi ha fatto una partita pessima, direi. Si farà perdonare la prossima. Va bene, a questo punto ringraziamo per la disponibilità perenne, diciamo, Andrea Cammarata, che è sempre disponibilissimo, e lo rimandiamo alla prossima intervista.